scusa? Perché funzioni, è assolutamente necessario restare concentrati su... Insomma, con la magia è necessaria la massima attenzione. È molto importante. E anche difficile. Guarda. Non farci caso, è sempre la solita Pinkie Pie. Oggi direi super extra, Pinkie Pie. Coda fremente, oggetto cadente. Ehi, Pinkie Pie, per tutti i pony di Equestria, che cosa stai combinando? Oh, è la mia coda! È la mia coda! È tutto un fremito! Lo sai che cosa vuol dire? A dire la verità, non ne ho la più pallida idea, Pinkie. Mi freme sempre la coda quando sento che qualcosa sta per cadere. Anzi, mettetevi al riparo! Oh, Pinkie, non deve piovere. Non c'è neanche una nuvola. In ranese ha detto bella presa. Oh, mi dispiace davvero tanto. Va tutto bene, Twilight Sparkle? Non sopporto che la popolazione delle rane cresca a dismisura e che si diano fastidio tra loro nel laghetto. Così ho deciso di spostarmi il più possibile al quartiere delle rane. Me ne sono accorta. Ciao, ciao! Twilight, hai ancora quella cosa verde appesa al muso. Oh, davvero? Anche questo te l'ha rivelato il tuo istinto? No, si vede a occhio nudo. Coraggio, Spike, cerchiamo un posto senza confusione per fare esercizio. Caspita, è stato pazzesco! Pinkie Pie ha previsto che sarebbe caduto qualcosa. Oh, andiamo. Ha detto che qualcosa sarebbe caduto e una rana è caduta in quel momento sul mio muso. È una coincidenza, nient'altro che questo. La coda! La coda! Sta fremendo! Sta fremendo! Sta per cadere qualcos'altro! Oh, Pinkie, ti prego, non c'è niente che sta per... Oh no, Twilight è caduta! Sto per cadere con lei? Direi di no, la coda non freme più! Non è stato pazzesco? Oh, per favore! Twilight, perché sei in quel fossato? Perché Pinkie Pie l'ha appena previsto! Lo sai che non è vero, Spike! Due coincidenze di seguito possono sembrare improbabili, ma sono pur sempre più credibili della coda fremente che prevede il futuro! La coda fremente? Una previsione? Non c'è più nessun pericolo, il fatto ormai è avvenuto. Oh, insomma, non dirmi che credi a questa storia assurda. Mi rendo conto che non ha molto senso, ma gli abitanti di Ponyville lo sanno da un po'. Per quanto riguarda Pinkie, se la sua coda parla, meglio ascoltarla. Ah, mi liberano le orecchie, mi liberano le orecchie! E questo che vuol dire? Che vi preparo un bagno. Eh? Un bagno? Questa storia sta diventando sempre più ridicola. In poche parole funziona così. Avverto sensazioni di vario tipo con significati diversi. Sai, se mi prude la groppa, so che è il mio giorno fortunato. E quando le ginocchia si fanno sentire, sta per succedere qualcosa di tremendo. E adesso si fanno sentire? No, però mi fa male la spalla. E qui vicino c'è un alligatore. Le ginocchia non ti hanno avvertito! Non è solo tremendo, è molto pericoloso! No, per niente! Sciocchina, lui è il mio piccolo alligatore Gummy, è senza denti! Vedi? Va bene, ho capito. Comunque, non mi convince per niente la storia dell'intuito speciale. Sono sicura che sia solo una sciocchezza. Che c'è di inverosimile? Tu fai magie, c'è qualche differenza? E come? Per prima cosa... La magia si deve studiare e praticare. Dipende molto dalla volontà di chi la esercita e ha lo scopo di realizzare una cosa specifica che si vuol far accadere. Ma nel tuo caso è del tutto illogico. Questo non è assolutamente vero, Twilight! A prevedere il futuro è un insieme di gesti casuali che coinvolgono all'improvviso parti del mio corpo. Io le chiamo combinazioni. Combinazioni? Esatto! Tipo orecchio vibrante, ginocchio fremente e occhi battenti. Questo significa che nel cielo sta per apparire un bellissimo arcobaleno. Certo, come no? Oh, sento che sta per arrivare. Orecchio vibrante, occhio battenti, ginocchia! Avevi detto che sarebbe apparso...
questo un bellissimo arcobaleno. No, 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 hai capito male. Quella combinazione è orecchio, ginocchio, poi occhio. Questa invece è orecchio, poi occhio, poi ginocchio. Che vuol dire attenzione alla porta che si apre. Tutto bene? È così assurdo, io non ci credo. Tu non vuoi crederci perché non riesci a capire. Molto bene. Quando avrai il prossimo fremito, avremo dei dati scientifici a riguardo. Arci super d'accordo. Ancora niente? No, ancora niente. E adesso? Sempre niente. Ferma, aspetta. Ah, niente. Mi stai prendendo in giro. Per tutto il giorno hai avvertito continui fremiti. E adesso che ti ho collegato alla macchina, neanche uno. Beh, vanno e vengono, non li controllo io. Non ha alcun senso. A volte bisogna credere nelle cose anche senza una spiegazione. Pinky, io non credo alle cose a cui non posso dare una spiegazione. Ferma, un momento. Riesco a sentire qualcosa. Finalmente, cosa, che cos'è? È il mio stomaco, questo significa che ho fame. Mangiamo. Sai una cosa? Lasciamo perdere. Non mi serve sapere se è vero o no. Non mi serve capire. Non me ne importa nulla. Arci super d'accordo. Pinky, sai dove è Twilight? Twilight, che fai sulla porta? Voi due vi siete messi d'accordo? In che senso? Non lo posso accettare. Questa storia è ridicola. Non ha alcun senso. Devo scoprire che cosa c'è sotto. Insomma, Spike, non sai far altro che girare di soppiatto. Mi dispiace, ma... beh, non è quello che stai facendo tu. No! Io conduco una ricerca scientifica. Sto osservando Pinkie Pie. Nome scientifico, Pinkius Picus, qui nel suo habitat naturale. Pinkius, che cosus? C'è qualcosa di sospetto in questa storia del fremito preveggente e io intendo andare a fondo. Quindi, andiamo, Pinkie Picus si sta muovendo! Si gratta il naso. Non ha alcun senso. Visto? Si è riparata come se dovesse accadere qualcosa. Ma è il fremito della coda che indica qualcosa che cade e non il naso che prude. Questa è la prova forse decisiva che... Spike, dove stai andando? Ti sto insegnando l'importanza della scelta. Che cosa sta facendo? Annusa un fiore. Oh, davvero bizzarro. Chissà che vorrà dire. Forse che il fiore è profumato. Aspetta, vedo qualcosa. Ecco l'orecchio. Adesso l'occhio e il ginocchio. Un momento, questa è la combinazione che precede l'apertura di una porta! Spike, tu ci credi proprio a tutta questa faccenda, non è vero? Guarda, ti dimostro che non c'è niente di cui aver paura. Hai visto? Ti garantisco che non c'è proprio niente di... Twilight, sei venuta a vedere il nuovo deposito delle mele? Twilight, tutto bene? Zuccherino? Aspetta, ti do una mano. Va bene. Prendi nota
fremito della coda. Fremito coda? Fremito coda! Sta zitto! Non dobbiamo farci scoprire da Pinky! Arriva qualcosa! Arriva qualcosa! Mettiamoci in salvo! Spike, adesso basta! La tua reazione è... al nuovo deposito. Tu invece, Pinky, cosa combini? Oh, lascia che Twilight mi segua ovunque di soppiatto. Stai dicendo che te ne eri accorta? Perché non me l'hai detto? Che sciocca! Non sarebbe più stato un segreto. La coda preme ancora? Tranquille, ce li sgombri d'ora in poi per quanto posso prevedere. Oh no, questo che vuol dire? Non lo so. Non è mai successo prima d'ora, ma qualunque cosa significhi, è un fatto nuovo. Sta per accadere qualcosa di inaspettato. E sta per accadere al quartiere delle rane. Fluttershy è diretta là. Oh cavolo, si tratta di lei. Io non sono sicura. Su, andiamo a controllare che stia bene. Ehi gente, datevi una calmata. Per ora l'unica cosa certa è che Pinkie Pie ha avuto i brividi. Ecco tutto. Pensavo che non credessi a questa storia. Infatti è così. Voglio solo essere presente per non perdermi l'espressione di Pinkie quando vedrà che è tutto a posto. Arci d'accordo. Qualcosa per coprirti? No, grazie, sto bene. Allora, che sarà successo a Fluttershy? Niente, spero. Lo so, ma che cosa pensi che sia? Beh, cerco di non pensarci. Anch'io. Ma non posso farne a meno. Insomma, e se fosse esplosa? Se fosse esplosa? Senza motivo? Sì, tipo boom! Caspita! Sì, lo so. E se invece fosse esplosa e poi fosse esplosa di nuovo? È possibile, si può esplodere due volte. Certo che no. Ma se lei fosse esplosa ed esplosa di nuovo e poi... Perché non la smettete voi due? Sta benissimo, ne sono sicura. Spero che sia vero, per il bene di Fluttershy. Guardate, siamo al quartiere delle rane. Dove sei, Fluttershy? Ehi, Fluttershy, sei salva! Accetti! Non sai che sollievo! Sono così contenta che tu stia bene! Scusate, so che non dovrei vantarmi, ma... Ah, vi avevo detto che non c'era da preoccuparsi e avevo ragione io! Pinkie Pie ha detto che il motivo dei brividi era una novità. Ma la sola novità è che non abbiate creduto a me. Twilight! Pinkie ha fatto molte previsioni oggi, ma... ma da dove viene questo puzzo? Ma abbiamo appena visto che non c'è ragione di credere a ciò che non si vede con i propri occhi. Allora, guarda dietro di te, Twilight! Ma non ci credo!
trasformare l'idra in topo? No. In scoiattolo? No. In nessun altro genere di roditore. Che peccato. È facile, basta aver voglia di... Si sta avvicinando, prova a distrarla. Voi due andate, subito! Cosa farebbe un pony coraggioso come Rainbow Dash? Parlando, Pinky? L'idra non c'entra per niente! Ho ancora i brividi! Vedete? Non passano! Qualunque fosse il fatto nuovo in questione, il mio istinto dice che non è ancora accaduto! Ma io... Cosa? Vuoi dire che non era l'idra? Ma come può non essere l'idra? Quale sarebbe il fatto nuovo, allora? Io non lo so, ma so che è così! Scusa. Ora basta. Non posso più combattere. Non riesco a capire come, cosa, né perché. Ma l'intuito di Pinky ha una sua logica. E anche se io non riesco a capirla, ce l'ha. Solo perché non la comprendo, vuol dire che sia falsa. Stai dicendo che ci credi? Già. Proprio così. Non avrei mai pensato che succedesse. Ed ecco il fatto nuovo. Ora che ci penso bene, è super mega ultra nuovo. Oh, bene, Spike. Sei arrivato. Su, scrivi. Con piacere, Twilight. Adorata Princess Celestia. Sono lieta di informarvi che... Spike, che cosa ti ho detto sull'attenzione? Sì, lo so, ma... Ecco... Che c'è, Spike? Non pensavi di vedermi con un cappello ad ombrello? Veramente io... no. Che altro dici la tua coda? Cosa devo fare? Sono lieta di informarvi che ho capito che a questo mondo ci sono cose meravigliose che non si possono spiegare, ma questo non significa che non siano vere. Vuol dire invece che bisogna decidere di crederci e a volte serve un'amica che ci indichi la strada. Esatto! Esatto! La vostra fedele allieva, Twilight Sparkle. Ecco che ricomincia! Chissà cosa dobbiamo aspettarci questa volta. Non si può mai sapere. Oh!
bell'atterraggio!